Bella a tutti ragazzi, siamo qui su un nuovo gioco che nel video precedente vi avevo detto che quello lì era l'ultimo gioco, era l'ultimo video di Gangster Vegas. Allora ragazzi, qui siamo su 4x4 rally, siamo tipo con delle macchine, dobbiamo sperimentarle per vedere come vanno. Io lo farò tutto e sperando che a voi vi piacerà. Questa macchina si chiama Shelby. Spero che voi ne avete già vista negli altri giochi, ma non nei giochi, nei video che ho fatto io, negli altri giochi. E spero che sappiate cos'è. Nella macchina, certo, tutti questo lo sanno. Però è una macchina che certi non hanno visto, quindi non illudetevi. Allora, andiamo a farci questo giro. Un checkpoint, devo arrivare a 5 checkpoint. Se ce la faccio, sono un gay. Cioè, sono un ganzo. Cioè, che vuol dire sempre grande. Io fo quando ero per toccare. Dai, che ce la faccio. Oh, la madonna. Allora ragazzi, come vi ho detto prima, vi ho detto che farò tutti i livelli, però non mi sento in vena di farli tutti, perciò faremo solo un po' di livelli. Scusa, mi sono distratto per quello, qui non ce l'ho fatta. Faremo solo un po' di livelli, ok? Perché sennò il video dura troppo e non so se mi carica. Comunque, la seconda macchina è una Mitsubishi. No, Mitsubishi. Però io adesso non scelgo la Mitsubishi, però ho scelto la Shelby che a me piace. Guardate com'è quando cambia. Guardate voi. Hai visto come cambia quando fa? Come fa quando cambia? Allora, non posso dire altro che la Shelby mi piace tantissimo. È la mia macchina non preferita, però una macchina che può andare per questo gioco. Per il rally. Allora, come voi non sapete ancora, io non sono italiano. Non sono italiano, ragazzi. Io sono rumeno. Cioè, quando ho fatto il video con mio amico Alessandro, quello lì, lui era italiano. Però io non sono italiano. Io sono rumeno. Perciò, ragazzi, se ci sono ragazzi rumeni che guardano questo video, scrivetemi nei... se lo guardate, scrivetemi nei commenti che siete rumeni, così almeno posso sapere per dedicarvi un video a voi. Allora adesso finiamo anche questo video. C'è anche questa missione, anche questo giro. Allora, prendiamo una macchina bellissima che si chiama GT, no, Spider. È bellissima. Però la cazzata che si capotta subito. Che palle sta macchina. È bella, solo che certe volte ti fa rompere il cazzo. Ecco. È questo che immaginavo io. Allora, non la prendiamo più perché mi sono già rotto le balle. Prendiamo però, andiamo al livello 10. Io già ho tutti i livelli, ce ne sono ragazzi 10, 20 livelli. Già, se volete questo gioco, scaricarvelo perché il sul telefono è una cosa bellissima. Questa qua è una Lamborghini Gallardo. Come voi ne avete già viste molte. In realtà però su YouTube. Il rumore è bello, solo che va troppo veloce. È molto bello il gioco.
Però Gangster Vegas lo supera questo. Comunque, io volevo fare il video sull'altro gioco perché mi sento meglio di non fare il video solo su Gangster Vegas, perché sarebbe una cosa troppo brutta. C'ho altri giochi per quello mi sentivo inoffensivo se non facevo video anche per gli altri giochi. Allora, comunque, dopo che finiamo questo giro, vi faccio vedere una macchina che certo conoscerete, ma che certo conoscerete, una macchina bella, solo che il rumore non so se vi piacerà tanto. Inizia con la K, poi lo scoprirete. È rossa, ma cambia anche colore certe volte. Giallo, rosso non conta. O anche verde. Adesso devo fare 6 checkpoint. Però con la Lamborghini è stra difficile. Allora, ragazzi, come sapete, la Lamborghini non è così stabile come come le altre macchine che vanno con un po' più piano. Questa Lamborghini è fatta solo per le corsa, per le corse così in autostrada. E questa qua non è fatta per andare sui prati così. E per quello va stra male. Cioè, è difficile da controllarla. Se voi giocareste questo gioco vedreste quanto sarebbe un checkpoint in pieno. Macchina. Allora, vi faccio vedere la macchina che vi ho detto prima che inizia con la K. È una Camaro, ragazzi, una Camaro. Camaro modificata. A voi piacciono le Camaro? A me sì. Cioè, rossa e gialla non conta com'è. È molto bella. E questa è lei. È modificata perché la normale non è così. È modificata perché se fosse la normale sarebbe più, non so come dirvi, ma allora, ragazzi, dovrete scoprire che io non sono un ragazzo da 20 anni, 14 o così. Io sono un ragazzo semplicemente da 11 anni. E se volete scrivere nei commenti che sono un gagnum, io non mi arrabbierò, però non vi insulterò. Ma se mi dite che sono un gagnum, non guardate più i miei video. Allora, comunque, adesso non voglio fare il protestatore. Che cazzo è successo? Comunque, visto che adesso avete scoperto la Camaro, facciamo vedere un'altra macchina. La BMW. La BMW, secondo voi, che io vi lascio una risposta che dovete. Una domanda che voi dovrete rispondere sui commenti. Che tipo di BMW è questa? Ok, questa è la domanda. Voi dovreste rispondere nei commenti, perché sennò così sul video non ci possiamo vedere. Comunque, continuiamo il giro perché sennò vi tengo troppo alle chiacchiere. La cazzata che cosa? BMW è che rompe troppo le palle. Perciò adesso faccio l'ultimo giro, ma non con lei. Con una macchina che di certo vi piacerà. Non è questa che ho cliccato sbagliato. Questa qua è la Camaro in altro colore. Allora, vi faccio vedere che macchina. L'ultimo livello, la macchina bellissima che va straforte. E il giro lo farò tutto, non così in metà. Allora, è una Toyota GT e poi i numeri GT 950. Allora, ragazzi, questa macchina va stra veloce, più veloce della Lamborghini, e dal rumore lo sentite già. Comunque, ancora un po' e finisce il giro.
È difficile da controllare perché è una macchina troppo forte. Ecco, no, adesso non incomincio, lo faccio piano se volete. Lo faccio piano perché dopo ho di nuovo paura che si rompa. Perché questa macchina è troppo fragile. È stabile, però non possiamo dire che la Lamborghini lo sia. La Lamborghini non è stabile come questa macchina. Questa macchina è più leggera e anche più stabile. Questa macchina non la laudo, solo che volevo dirvi che la puoi alzare con le mani da davanti, da dietro no perché c'è il motore. Non pesa un cavolo. E tutti riuscirebbero a alzarla. Gli uomini grandi, non noi. Cioè, tipo io non ce la farei. Solo qualcuno che c'ha dei veri muscoli. Cazzo, non lo faccio il giro, non lo faccio ragazzi. Ma penso che concluderò il video. Spero che vi sia piaciuto, lasciatemi un mi piace e ciao a tutti.